10 candeline da spegnere quest'anno per quanto riguarda il mercato internazionale, insomma un'edizione ricca di novità. Quali saranno le principali? Sì, la stessa iniziativa che ha sapore un po' nazionale popolare, ma ci vuole anche questo, che quest'anno si arricchisce aggiungendo ai 150 operatori che tradizionalmente vengono dall'estero, intanto alcune novità anche in questo senso, cioè il Nepal, il Messico, ai soliti prodotti tradizionali ormai da 10 anni, il caviale e la vodka dalla Russia, la paella spagnola, i formaggi francesi, le essenze e i tessuti delle Fiandre, eccetera eccetera. Però mi piace sottolineare l'importanza di questa isola dei 50 produttori locali, che va aggiungere 650 stranieri, che ci consentono di presentare Aresso in una vetrina straordinaria che altrimenti non avremmo. Se facessimo l'iniziativa solo per gli operatori locali non avremmo certo l'attenzione massiccia dei 350.000, queste sono le presenze che ci accreditano le istituzioni riferite alla passata edizione, quindi credo che sia una straordinaria opportunità anche per gli operatori locali. Sono 3 giorni in cui la città sarà invasa da questa massa di visitatori, una città che forse non è attrezzata ed abituata per un'invasione del genere, quindi probabilmente anche qualche disagio, che credo che per 3 giorni, nel nome della promozione della città di Arezzo, valga la pena di sopportare, perché quando in città arrivano centinaia e centinaia di migliaia di persone è un'occasione da non perdere per farsi vedere, affinché queste persone, un po' alla volta, un po' meglio distribuite nell'arco dell'anno, possano venire. La data che abbiamo scelto, ormai tradizionale, è quella del terzo fine settimana di ottobre, è una scelta fatta in maniera scientifica, è una data nella quale il turismo non brilla, gli alberghi solitamente battevano la fiacca. A portare da 10 anni questa kermesse nel terzo fine settimana di ottobre ha voluto ridare un'opportunità in un momento di stagione certamente morta per la nostra città, per un grande evento, per soprattutto un evento di grande richiamo. Ecco, 3 invece saranno i ristoratori che hanno scelto di dare il loro contributo e metterci la faccia e scendere in piazza. Quali sono? Sì, questo è l'altro aspetto interessante, particolare, e che mano a mano è andato maturando nel tempo, cioè il diverso atteggiamento degli operatori locali nei confronti dell'iniziativa. Qualcuno l'ha vissuto fin dall'inizio con grande entusiasmo, qualcuno con un po' di diffidenza, qualcuno oggi decide di mettersi in gioco. E Piazza Sant'Agostino, per esempio, nell'occasione addobbata a verde, ormai questa è una vena ecologica che tutti ci riconoscono, sarà coperta da un prato di erba naturale, non sintetica, vedrà l'uscita di 3 ristoranti della città che si uniranno alla somministrazione degli espositori provenienti da tutto il mondo. Si tratta di Saffron, che è l'attività che insiste tutti i giorni in Piazza Sant'Agostino, si ritratta di Risto Burger, che da Via Crispi si sposta con i banchi per questi 3 giorni anche in Piazza Sant'Agostino, e del ristorante messicano Mexcal, che in 3 garantiranno un'offerta variegata, eterogenea, che dà un senso anche alla partecipazione di Piazza Sant'Agostino, che diventa il terminale di un mercato che si snoda per 3 chilometri e che, prolungando la via Margaritone, arriva appunto anche a coinvolgere Piazza Sant'Agostino. Rassicuriamo un po' tutti gli appassionati, non mancherà neanche Luigi Maier, l'uomo simbolo Certamente Luigi Maier ormai è eletto immagine simbolo del mercato internazionale, ci sarà come tutti gli anni, non farà i soliti sketch con Giuseppe Fanfani, che è impegnato altrimenti, ma non escludo che possa partecipare comunque al di là della veste ufficiale che non ha più, e le farà con il prosindaco Stefano Gasperini. Sarà presente da venerdì mattina alle 9, momento dell'apertura del mercato internazionale, fino a domenica notte.